Buongiorno a un collega, un bravo collega, Emanuele Menicocci, buongiorno. Troppo buono, Davide, buongiorno a tutti quanti. Ma io aggiungo la E, ma andrebbe messa? No. Emanuele. Originale proprio. Come Emanuele Filiberto. No, ci sarà. Come Vittorio Emanuele. Il nonno, lui massone pieno, sì. Massone, ecco, Pupo, anche Pupo hanno fatto diventare massone. Solo è un po' tutti, sai? Solo col cappuccio tutti. L'hanno riconosciuto tutti. Hanno detto, ma non è, era piccolo proprio. Dice Pupo, non è Pupo quello lì, guardi se è Pupo. Beh, o era lui o era qualche ex ministro. Si può dire? Brunetta? Beh, basso. Può darsi. Massone Brunetta, ma certo, voglio dire. Ma perché non dovrebbero essere? Mio professore? Tuo professore, io lo a Perugia anche insegnava Vergata, lui. Tanto a Vergata ce l'ha avuto. Economia del lavoro. Noi ci spendiamo poco perché altrimenti ci dicono che ce l'abbiamo in uggia con tutti. In realtà, grazie al cielo, sappiamo ancora distinguere il vero merito di chi fa questo lavoro da cacciatore di verità. No, poi Mazzucco dice ogni tanto, il nostro reporter investigativo dagli Stati Uniti dice sì, però quel cacciatore diventa anche di bufale, dipende con quale aggettivo poi si accompagna. No, non è assolutamente così. Perché? Perché Claudio Messora coglie il favore, il consenso e l'affetto di tantissimi, se non di tutto il gran pubblico di Overture. È collegato con noi Claudio Messora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Claudio. Buongiorno. E grazie Emanuele, noi abbiamo l'opportunità oggi di averlo proprio qui ospite a Radio Yes, la radio della città di Roma. Un personaggio di assoluto riferimento, Emanuele, Claudio, attraverso il suo blog, attraverso la rete, soprattutto questo valore è esponenzialmente affermatosi dopo che, insomma, ci voleva uno che a Santoro gli dicesse come stanno realmente le cose. Sì, poi io ho avuto l'occasione anche di sentirlo successivamente a Santoro, poi nella stessa settimana è andato anche a Matrix e insomma è stato anche lì un po' tacciato da Costamagna, quindi questi luminari o sedicenti tali dell'economia nostrana di complottismo, per cui certo. Anche io l'ho chiamato complottista in tutta la trasmissione, però ovviamente in maniera anche scherzosa, perché dico che se nel tempo il complotto si perpetra, va bene. Non è più complotto. Claudio Messora, posso chiamarti Claudio? Ma ci mancherebbe altro. Claudio, il tuo successo, viva il cielo, è anche il coprire, il colmare un vuoto che c'è nell'informazione cosiddetta istituzionale. Il tuo grande successo è determinato proprio da quello che tu dici. Quanto è cresciuto negli ultimi tempi, e in questo dato io vorrei rivelare anche magari un'assurda maturità da parte degli italiani? Quanto è cresciuto che cosa? Il tuo successo, l'interesse rispetto al tuo lavoro, credo tantissimo, e questo dimostra come gli italiani stanno aprendo sempre di più gli occhi. Ma guarda, noi abbiamo cominciato, cioè noi intendo tutti quelli che fanno rete, informazione online in rete, da tanto che si sbattono e cercano di farlo con i mezzi che hanno a disposizione, con poche cose, spesso ovviamente solo scrivendo, qualcuno con la webcam, pochi pazzi come me, magari investendo e comprando telecamere professionali, microfoni. È da tanto che lo faccio, saranno almeno 3-4 anni, ho passato un anno in Abruzzo a dare la caccia a tutte le venature nascoste del terremoto, e quindi ho vissuto sulla mia pelle proprio una stagione, tra l'altro quella sotto il governo Berlusconi, dove fare informazione in maniera alternativa fuori dai canali mainstream ufficiali era praticamente la via migliore per o essere condannati all'anonimato o per essere tacciati di criminali, sovversivi, ciarlatani e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo questo è il destino in una società di quelli che non si inseriscono nelle cordate di potere, no? Non si inserisci nella corrente predeterminata, che ha a che fare anche con partiti, movimenti politici, per cui vai nel gregge e seguendo le regole. Quando esci da questo schema, ovviamente ti ritrovi contro, no? I soggetti di cui prima. Ecco. Quindi ho visto, ho toccato con mano fin dall'inizio come era messa la situazione, però per fortuna poi è andato sempre in crescita, una curva quasi esponenziale, e da quando poi è cambiato il governo, sembrerà strano, uno dice ma che c'entra poi in fondo, e invece con la caduta del governo si sono aperti miracolosamente nuovi canali di comunicazione come quelli della televisione, così all'improvviso.
Questa la dice un po' lunga, forse, no? Sull'aria che è cambiata in questo paese. È davvero così cambiata, nonostante poi nessun altro epigono di quello che è stato il precedente governo può essere considerato il premierato Monti, che tu hai ricordato giustissimamente essere forse il concentrato di poteri terribili dal punto di vista anche della rappresentazione? No, è cambiata, poi bisogna vedere se è cambiata in meglio o in peggio o se è rimasto uguale dal punto di vista della libertà del cittadino e dei suoi diritti di cittadinanza, rappresentanza, democrazia, eccetera. Però è cambiata senz'altro, diciamo che tutte le organizzazioni, i conglomerati accentrati di potere si sono trovati destituiti del capo, del vertice, del punto di riferimento, e quindi adesso cercano di riorientarsi chi contro, chi pro. Sai come funziona in Italia? E quindi da questo punto di vista è cambiato, e in questo l'informazione alternativa, chi l'ha fatta per tanti anni, trova gioco finalmente per potersi inserire e cominciare a comunicare. Questo è positivo. Purtroppo è cambiata non nella maniera in cui io avevo auspicato e che in molti si auguravano, ovvero in quella della presa di coscienza di un paese, di un tessuto sociale, dei cittadini che hanno capito finalmente, sono maturati, la consapevolezza dei diritti, tutto qua. È cambiata per una superimposizione dall'alto che ha tutti i connotati di un'invasione economico-finanziaria. È cambiata nel senso di un'esautorazione ulteriore dei diritti del cittadino, che non soltanto si è trovato depauperato della sua possibilità di scelta, che in democrazia dovrebbe essere sovrana, no? Cioè, decidiamo qualsiasi cosa, di reintrodurre quello che volete voi, ma facciamolo tutti insieme sulla base di una votazione. Non soltanto quindi è cambiata da questo punto di vista, ma è cambiata perfino con il loro consenso, con il loro beneplacito. Cioè, tu, la maggior parte degli italiani, quando è salito Monti, plaudeva. Chi era contento perché ancora applaude, per carità. Chi era contento perché era caduto Berlusconi, per cui anche se fosse andato al governo Pacciani sarebbe stato un successo, e chi era contento perché finalmente arrivava qualcuno che ci capiva e sistemava le cose. Adesso era contento ovviamente col beneplacito di certi media che hanno contribuito pesantemente a questa atmosfera, a creare tutto un clima censorio di incenso, profluvio di carezze. Vedete, il Corriere della Sera per primo, la cordata che ha portato Monti al potere, e poi anche Repubblica, che si concentrano sui Loden, i maglioncini, la moglie che riporta le camicie, sulle piccole frasi elevate al rango di frasi storiche da scrivere sui libri di storia del professore. La sobrietà, no? La sobrietà, sobrietà, frugalità. Senti Claudio, aspetta, poi gli fai la domanda a Claudio Emanuele, perché andiamo in pubblicità e poi ancora con Claudio Messora, che ringraziamo, Emanuele Menicocci, di avercelo portato oggi ai nostri microfoni, Radio Yes, la radio della città di Roma.